il Comune di Roma, che insomma è il Comune di Roma, è abbastanza emblematico rispetto alla dimensione, ha un bilancio complessivo di 6 miliardi, quindi il Comune di Roma costa, diciamo, 6 miliardi sia come parte investimenti sia come parte corrente, perché sono queste due macro tipologie di spese. Investimenti sono quello che il comune appunto investe per il futuro della città, e la parte corrente per mantenere se stesso. Bene, lo sapete quanto costa, quant'è il peso della parte corrente del Comune di Roma su 6 miliardi? 5 miliardi e mezzo. Quindi, per mantenere questa macchina gigantesca creata da questa mala politica, il Comune di Roma su 6 miliardi impiega 5 miliardi e mezzo di spese correnti, dove dentro ci sono stipendi, contratti a pioggia dati a amici degli amici, e sappiamo, insomma, bacini elettorali. Magari non saranno solo quelli, però sappiamo quanta parte di quei 5 miliardi e mezzo è influenzata anche da questo tipo di spese. E quindi per darvi la misura e la dimensione anche di come i comuni a volte gestiscono anche loro i loro bilanci, per non dire tutta la parte che hanno investito nei derivati, per non dire tutta la parte del non riscosso, per esempio, di Equitalia, che c'è nei bilanci dei comuni e che rappresenta appunto tutti quegli accertamenti che poi alla fine sono in mano ad Equitalia, e magari sono anche crediti che non possono essere più riscossi. Allora andare a vedere perché sono stati fatti degli accertamenti, che tipo di politica fiscale hanno fatto questi comuni, se hanno fatto accertamenti, se sono stati fatti degli errori nelle procedure di accertamento che hanno portato dei crediti poi alla fine fittizi, oppure perché vengono riscossi dei crediti da Equitalia e non altri. Quindi si apre veramente un mondo dietro i bilanci dei comuni. Quindi sicuramente il patto di stabilità interno è un ostacolo, ma è anche vero che una maggiore trasparenza nella gestione dei nostri soldi anche a livello locale ci aiuterebbe moltissimo. Questo è ovviamente da sottolineare.